Siamo con due icone della TV perugina, sono molto orgoglioso di essere qua con loro e faccio una domanda. Che cosa pensate di questo Perugia? E domenica tutti al Curi, perché sarà una bella sorpresa. Domenica sera io? Ebbene, che pensiamo di questo Perugia? Naturalmente è una squadra creata in 4-4-8, è creata molto molto bene. I presupposti ci sono sicuramente per fare molto bene, la nuova dirigenza si è impegnata negli acquisti di giocatori importanti che sicuramente sono destinati a fare bene. È rimasto qualche tassello, diciamo, in uscita da completare, e il direttore Scarpelloni a sorpresa parla ancora di acquisti, quindi tutto molto bene, insomma, credo. Giordano. Tutto bene, tranne che, come diceva Claudio, il direttore parla ancora di acquisti, ma legati purtroppo tra virgolette degli esuberi che vanno fatti, sempre che verranno fatti questi esuberi arriveranno dei nuovi giocatori. Io sinceramente sono molto fiducioso per quest'annata, per l'entusiasmo che si sta ricreando a Perugia, per comunque i buoni giocatori che sono stati finora acquistati, se dimostreranno in campo tutto quello che di buono si dice e comunque che noi conosciamo di loro, direi che ci saranno da togliersi delle gran belle soddisfazioni. E che cosa ne pensate delle magliette? Questo è un leitmotiv, è un nostro, ci teniamo molto al concetto di tradizione, le magliette sono importantissime per noi, quelle dello spareggio del Torino sarebbero la migliore, veramente la migliore soluzione, anche perché quell'anno ne aveva anche il Manchester United e portò molto bene. Cosa ne pensate? Guarda, è notizia di queste ultime ore che il presidente Covarelli ha in programma un incontro con gli sponsor tecnici della Umbro per cercare di fare qualcosa, come tu ben sai, come gli spettatori sapranno, i navigatori di internet di tifotifo.com sapranno. Questa delle maglie è una vicenda legata alla precedente gestione dei Silvestrini, che hanno fatto un contratto triennale con la ditta inglese, e Covarelli ha preso atto del disappunto un pochino di quelli che sono i tifosi del Perugia proprio in merito a queste maglie, e quindi ci sta lavorando sopra. Giordano, per quanto riguarda la mia idea, tu la conosci benissimo, ma ne vediamo partecipi anche gli amici che sicuramente ti staranno, i tanti navigatori tra virgolette che vengono sul suo sito giornalmente. Praticamente io sono uno di quelli legati alla storia, legati al simbolo, legati a tutto quello che fa parte della storia del Perugia e di Perugia. La maglia del Perugia, lo sai che appena l'ho vista la prima volta, anche se solo tramite internet, grazie a te perché ero fuori, non mi è piaciuta. Io rimango a quel colore bello rosso granata, non granata che si intende, ma granata rosso vivo, diciamo, che è il nostro colore, il colletto al massimo qualche righettina bianca, il grifo ricamato e non stampato sul petto, pantaloncini bianchi, calzettoni rossi. Per me questo è il Perugia. Purtroppo sappiamo benissimo che ci sono degli impegni di marketing e quant'altro che ogni anno coinvolgono le società professionistiche. Direi che questa, se ormai è stata fatta, non si possono ritirare, va benissimo come seconda o terza maglia. Sono d'accordo anch'io. E quindi magari rifare la prima maglia, assolutamente quella classica del Perugia. Ripeto, in questo calcio che oramai i tifosi vengono tra virgolette allontanati e non ci si riconoscono più perché c'è una perdita di identità, direi che è una cosa fondamentale mantenere una delle poche identità, il simbolo e il colore sociale, la casacca storica. Vediamo, basta vedere Juventus, Milan, Inter, Manchester, tu hai citato prima il Manchester, possono cambiare la tipologia di riga, più larga, più leggermente un millimetro più larga, un millimetro più stretta, una righetta in più, una righetta in meno, ma poi alla fine la maglia è sempre quella, la prima maglia. Poi dopo, sulle seconde, l'abbiamo visto l'anno scorso, che abbiamo sfoggiato una maglia giallo-nera che addirittura ci ha portato anche fortuna, quindi ben vengano le seconde e terze maglie. Comunque, guarda, io potrei andare anche controcorrente e dire che potrebbero anche rimanere queste maglie, magari non ci piacciono, ma se serve, se dovesse servire per vincere un campionato, io farei anche la firma per vincere il campionato con questa maglia. Io invece firmerei di vincere il campionato con quella. Certo, sarebbe meglio. Però diciamo che certo, un'annata è che oramai purtroppo gli anni di purgatorio sono stati tanti per tanti altri versi. Dover sopportare, come ha detto lui nel suo articolo, come ha detto Ettore proprio nel suo articolo di due giorni fa, questa è un'altra tra virgolette, perché non è un'onta vera e propria, però
i veri guerrieri nel Medioevo indossavano la loro armatura, non prendevano quelli in prestito, quindi mi sbaglio? Sì, è un ottimo viatico. Innanzitutto vi devo congratulare con queste due persone che sono, secondo il mio avviso, i più bravi conduttori delle trasmissioni in generale, ma soprattutto del Perugia. No, questo è vero. Questo è quello che dice oggi, ma domani che intervista un altro. Cioè, ma ha ragione. Comunque noi diamo appuntamento, no? Per il 25 agosto. Correggiamo, perché in questi giorni avevamo detto spesso il 23, ma ci siamo resi conto. Contropiede, ottima trasmissione. Quindi. Dove speriamo che sarai presente anche tu alla prima trasmissione. Alla puntata zero dell'annata 2008-2009. Tifo Frigo sempre presente quando si tratta di stare con chi realmente è sul campo, sta con il grifo. E questi personaggi da sempre sono dimostrati di amare Perugia ed il Perugia. Ecco perché facciamo una realtà armonica che entusiasmerà e cercherà di portare ai tifosi quell'entusiasmo che è mancato. Ma qualcosa di nuovo, secondo me, si muove. Noi volevamo chiudere con un'ultima cosa, io vorrei chiudere. Non so quando uscirà questo articolo in web, questo servizio in web, ma ci saranno delle grosse novità anche per il prossimo anno per quanto riguarda lo stadio Renato Curi. Non possiamo dire altro, ma qualcosa per quanto riguarda lo stadio Renato Curi dovrebbe cambiare. Benissimo, siamo contenti. Un saluto ai nostri affezionati telenauti e grazie, veramente grazie sia a Claudio Mariani e a Giordano Baccarini. E forza Grifo, senza forza Grifo. E andiamo tutti al lago oggi, domenica la partita. Domenica tutti a vedere il Perugia Catania.